Ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video andremo a provare una tecnica molto particolare. L'ho vista parecchie volte su Instagram, ultimamente anche su YouTube, da alcune ragazze americane. Questa tecnica consiste nel andare a è abbastanza particolare, nell'andare ad applicare la cipria prima del fondotinta. Mi starete chiedendo perché? Da quello che ho capito, se applichiamo la cipria in alcune zone prima del fondotinta abbiamo un effetto 1 più duraturo, la pelle è più flawless e anche i pori risultano minimizzati, diciamo un po' come un effetto del primer. E in più, se avete la pelle grassa rimane opacizzata per parecchio tempo. Se avete la pelle secca ovviamente vi sconsiglio assolutamente questa tecnica perché non è indicata per la tipologia pelle secca. Come cipria dovete utilizzare una cipria in polvere libera traslucida dalla grana molto molto fine, quasi impercettibile. Io vado ad utilizzare questa qua di NYX, l'HD Studio Photogenic, che è proprio quasi impalpabile come texture e quindi è perfetta per questo trucchettino che chissà se funzionerà, chissà che casino combinerà Pamela. Comunque mi aiuto con una spugnetta bagnata, io utilizzo questa di Puro Bio. Quindi quello che dobbiamo andare a fare è applicare la cipria nella zona in cui abbiamo particolarmente la pelle grassa, dove vogliamo un aspetto flawless. Quindi io andrò ad applicare nella zona T e sotto il mio occhio perché voglio che lì la mia pelle sia wow. Quindi procedo andando, oh madonna, di su. Non so se si riesce a vedere dalla videocamera quanta cipria vola ovunque. Quindi aiuto, procedo sul mento, aiuto sulla fronte. Vai Pamela, sniffa la cipria, vai. Io direi di fermarci qui e ora andiamo ad applicare il fondotinta e vado ad applicare lo skin tone di Kiko con questo packaging bellissimo, mi piace da morire. E questa è la colorazione Natural 40. Forse è un po' scuretta adesso per me perché non mi sono esposta da un po' di giorni al sole, quindi ho perso un po' di abbronzatura, però vado comunque ad applicarlo perché mi piace come texture e trovo che sia perfetta per questa tipologia di tecnica, perché se andiamo ad applicare un fondotinta molto pastoso sulla cipria si combina un casino. Quindi iniziamo, se lo vedete un po' scuretto non fateci caso. Vado un attimino a tamponare così e iniziamo. Per il momento niente di strano. Ok. Anzi, ho la sensazione che dove abbiamo applicato la cipria il prodotto sia più coprente, non lo so, mi dà questa sensazione. Procedo. Non è malvagio come effetto, ragazzi. Ora vedremo se il tutto funzionerà o meno. Non male, cioè visivamente ho un risultato simile a quello che ho quando applico il mio normale fondotinta, quindi non vedo effetto cake o qualcosa di strano. E adesso veniamo alla parte più importante, che è quella delle occhiaie. Aiuto, vado ragazze, lo faccio per voi. Ovviamente picchietto in modo tale. Wow, raga, a me sembra che il fondo sia più coprente. Wow, mi piace da morire come effetto. Solitamente mi si creano qui delle rughettine, invece non ci sono, cioè sono proprio lievi. Che figata.
Tamponiamo. Come vedete, quando tampono un po' di cipria svolazza. Andiamo il naso. Top. Cioè non mi va assolutamente a creare un effetto pastone, anzi, calcolate che comunque ho cioè la coprenza e questo fondo è abbastanza leggero, quindi se intravedete un po' delle imperfezioni, perché comunque il fondo non ha una coprenza altissima, ma cioè, mi piace, personalmente amo io questa coprenza leggera. Vediamo un po', io mi fermerei qui e per adesso effetto chicchi 0 e sul naso ho la sensazione che i pori siano leggermente minimizzati. Se è la mia sensazione o se effettivamente questa tecnica ha funzionato. Ora vado un attimino ad azzardare andando ad applicare un po' di correttore, perché queste occhiaie, quindi vado ad utilizzare l'Instant Anti-Age di Maybelline. Lo tampono un po' qui. Ovviamente con questa tecnica più prodotti andate ad applicare peggio è, perché comunque al di sotto abbiamo la cipria, quindi è meglio non fare. Prodotti applicate più la cipria al di sotto si sposta, quindi dovete veramente applicare poco prodotto. Qui non abbiamo applicato cipria, quindi possiamo trascinare. Qua mi raccomando, picchiettiamo e qua possiamo far così, tanto cipria non ne abbiamo messa. Oh, raga, a me sembra anche il correttore più coprente. Non so se è una mia sensazione, ma mi par così. Guardate, qui sul mento, vedo con voi, non trovo particolare cose strane. E nemmeno qui sul contorno occhi lo trovo abbastanza levigato rispetto al mio solito. Non so se qua riuscite a vedere queste lineette, solitamente sono molto 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 più marcate, questa volta le vedo belle distese. Ora facciamo un altro piccolo esperimento sull'esperimento, quindi lasciamo metà viso senza cipria o aggiuntiva alla fine e l'altra metà andiamo ad applicare un velo proprio leggero leggero di cipria al di sopra, un po' come per andare a fissare, quindi sulla destra andare a fissare un po' il tutto. Perfetto, e lasciamo l'altra metà libera. Bene ragazze, questo è il look completato. Adesso per il momento, fin quando ho finito appunto il make-up, era tutto perfetto, quindi non ho notato niente di strano o diverso. Adesso cosa andremo a fare? Ora sono le 16:06. Quindi aspetteremo un po' di ore, vediamo come si comporta la pelle a questa tecnica. Quindi vi ricordo che sulla destra ho applicato come fissaggio successivo la cipria e sulla sinistra è rimasta la cipria solo prima del fondo. Quindi ci rivediamo tra poco e vediamo un attimino che cosa ne viene fuori. Allora ragazze, sono le ore, non so se riuscito, no, che cosa sto facendo? 22:32. E andiamo a vedere insieme il risultato finale e cosa è successo. Allora, mi avvicino un po'. Perfetto, eccoci. Allora, fronte, io direi che è tutto a posto. Non mi sono nemmeno lucidata, nel senso al tatto sento che la pelle è asciutta. Qui ho, se mi vedete lucide, perché avevo applicato l'illuminante. Per quanto riguarda invece il contorno occhi, se mi seguite da un po' sapete che ho il contorno occhi secco. E infatti, se guardate bene, è andata, grazie moto, come ogni video si è sempre qui presente, è andata a evidenziare leggermente le mie rughette, sia qui che qui. Però vi devo essere sincera, non tanto quanto, cioè nel senso, le evidenziate sì, ma non come mi si evidenziano normalmente di solito, leggermente meno. Però ho notato che ha assorbito parecchio il correttore, quindi dopo 8 ore il correttore
viene assorbito maggiormente, il mento invece è rimasto perfetto, quindi con l'effetto carta impecorita non l'abbiamo avuto e quindi già questo secondo me è un passo in avanti. Scusate per le lentiggini, ma ho registrato un altro video per cui me le ritrovo per questo motivo. Se non avete visto il video in merito alle lentiggini, ve lo lascio qui in alto nelle schede. Come conclusioni finali, sicuramente la cosa che ho constatato e che confermo anche io è che la pelle non si è lucidata per niente durante l'arco della giornata e quindi lo ritengo un metodo secondo me perfetto per chi ha la pelle grassa. Per quanto riguarda la zona contorno occhi, diciamo che la cipria di sotto si è un po' mangiata il correttore, per cui si intravedono un po' le occhiaie e mi ha leggermente segnato un pochettino qui nell'angolo interno. Solitamente mi segno in questa parte non mi sono segnata tantissimo, ma un po' di più nell'angolo interno, quindi magari è un modo anche per me per capire dove devo applicare la cipria e dove no, per cui magari facendo dei test sicuramente capirò come strutturare al meglio questa tecnica. Se siete delle makeup addicted sicuramente possedete già una cipria in polvere libera e utilizzerete già il fondotinta, BB cream o comunque la vostra, il prodotto per la vostra base viso, quindi è una tecnica che potete provare tutte senza spendere soldi in prodotti diciamo che poi magari sul vostro viso non sono performanti. Per cui se avete la pelle secca vi consiglio di non provare assolutamente, perché come avete potuto vedere, avendo un contorno occhi un po' secco, non è molto performante come tecnica. Però se avete la pelle grassa, utilizzate questa tecnica nella zona T o nelle zone in cui avete questo problema di sebo in eccesso e fatemi sapere, ragazze, in un commento qui sotto se anche per voi ha funzionato, se non vi siete lucidate o se vi siete lucidate. Quindi non lo so, sono molto curiosa, voglio davvero capire se effettivamente questa tecnica su varie tipologie di pelle funziona o meno. Io spero davvero di cuore che questo video, questa tecnica magari vi sia utile, magari sia una cosa che non avevate ancora visto e che effettivamente poi nella realtà vi dia dei risultati come nel mio caso evidenti, quindi non vi lucidate, non vi spostate il fondotinta, comunque sto dicendo sporcate. Quindi ripeto, fatemi sapere nei commenti, vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video.